Eccoci con il terzo video della serie CTR nuovo. Se avete visto il primo video sapete perché ho detto così. Allora, andiamo oggi a fare il livello, vediamo come si chiama. Grotte Mistero. Tra l'altro giuro che sto morendo di caldo perché ho il balcone chiuso per non far arrivare rumori da fuori. Non uso il ventilatore perché sennò il green screen si muove tutto e non immagino cosa esca fuori. Fa caldo, non posso fare video senza maglia, ovviamente non è il caso. E iniziamo la terza gara del gioco. Allora, prendiamo la tartaruga. No, non ha saltato. Comunque conviene sempre quando... Perché non salta? Quando abbiamo Aku Aku conviene sempre, secondo me almeno, cercare di colpire più persone possibili. Ricordatevi che le palle qui ne butta una a sinistra e una a destra, sempre. Non ne sto azzeccando una, con le tartarughe. Niente. Niente da fare, niente da fare. Vabbè, almeno siamo primi comunque. Se ci arriva un missile lo posso parare con la cassa di dinamite. Togliamo una cassa. Oh! Sono riuscito a schivarlo per miracolo prima. Non mi poteva andare bene due volte. Sì. Oh, ma non ce la faccio proprio queste tartarughe. Sono troppo arrugginito. Mi sa che qualcuno ha preso la boccetta che ho lasciato. Vabbè, allora, non mi ricordo se ve l'ho già chiesta questa cosa. Mi dite se secondo voi c'è tanta differenza, come secondo me, tra difficoltà media e difficoltà difficile. Perché secondo me la differenza è troppa. Difficile è... Ho fatto appunto tanta difficoltà. No! Guardate come è diventata subito una TNT la cassa di nitro. Vi dicevo, difficoltà difficile, lo trovo davvero parecchio difficile. Mentre difficoltà media abbastanza facile, tutto sommato. Ma come mai mi sta succedendo questa cosa che il primo giro lo faccio migliore degli altri? Invece che andare a migliorare. Boh. 2 minuti e 46, 53, 56, 56. Ricompensa di 40 gettoni Wumpa questa volta. Più a lungo resti in aria, più potente sarà la spinta che otterrai all'atterraggio. Per chi ha già giocato a CTR immagino lo sappia già. Però giustamente loro danno consigli, danno informazioni, per carità. Nessuno gli dice niente. Ecco qua il nostro terzo trofeo. Tra l'altro è bellissima sta cosa che fa con il costume Electro Skin, lì come cavolo si chiama. Vabbè, schiacciamo X. Complimenti! Adesso parla di nuovo. Quando vieni colpito in testa da una cassa di TNT, comincia subito a saltare. Se reagisci alla svelta e salti a sufficienza, riuscirei a liberarti dalla cassa di TNT prima che esploda. Ok, forse ve l'ho detto nel secondo video questa cosa, non mi ricordo. Allora, non so se voi abbiate o meno il salvataggio automatico attivo per salvare, altrimenti dovete andare di qua. Aspetta, ce lo dici. E salvataggio ve ne sono in tutto 5, una per ogni parte del mondo. Quando vuoi caricare o salvare una partita, dovrai arrivare qui. È un po' lento a parlare. Guida fino alla schermata e segui le indicazioni. Sì. Basta però adesso.
Ok, ecco qui la prima partita che avevo fatto. 6%, io credo si sia salvato lo stesso. Io vado a sovrascrivere, per carità. Tanto basta schiacciare X dove volete. Volendo potevo anche sovrascrivere su quella. Vedete, ho fatto media anche dell'altra, ma ho provato qualche gara per conto mio, modalità difficile, e la trovo veramente difficile come situazione. Allora, prossima pista, facciamo la pista cloaca. Allora, per quanto riguarda, ditemi se vi piacerebbe, le scorciatoie, volevo fare un video a parte. Fatemi sapere appunto se vi piace come idea. Intanto, se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un grande like, come al solito. Mi sono dato una botta sulla cuffia. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina, come al solito, ve lo chiedo, per favore fatelo, perché sennò YouTube non vi manda le notifiche neanche per sbaglio. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!